Ciao a tutti e bentornati nella nostra rubrica dedicata ai giochi in uscita questa settimana. Ricordate di seguirci su Facebook e su YouTube e di mettere un bel like al video, cosa graditissima per noi, che saremo qua disponibili a rispondere a qualsiasi domanda ci farete nei commenti. Iniziamo la settimana con Oa, un puzzle platform con una grafica magnifica realizzata interamente a mano. Direi che questa è la caratteristica più intrigante di questo titolo, ma anche le musiche e l'atmosfera rilassante e sognante che caratterizzano il gioco sono sicuramente da apprezzare. In arrivo il 24 agosto su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Series S e Nintendo Switch. Se state cercando uno shooter cooperativo in terza persona con atmosfere horror e una campagna giocabile sia in singolo che con altri due amici, beh, Back 4 Blood, o meglio Alien Firetime Elite, può essere il gioco che fa per voi. Ho nominato Back 4 Blood perché effettivamente i due giochi hanno una struttura molto molto simile. In Alien Firetime Elite dovrete affrontare gli alieni xenomorfi con altri due giocatori in carne ed ossa o, in alternativa, due personaggi controllati dall'IA. Ci saranno ben 4 campagne e potrete personalizzare il vostro Marine scegliendo fra un'ampia gamma di classi, armi, equipaggiamento e perks. Esce il 24 agosto su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X e Series S. King's Bounty 2 è un GDR strategico a turni, un gioco che ricrea un'esperienza molto old school, specialmente nel combattimento a turni. L'esplorazione, però, sarà in terza persona, come se stessimo giocando ad uno Skyrim, per capirci. E solo durante i combattimenti avremo la classica visuale isometrica tipica del GDR a turni. La grafica sembra un po' sottotono, sinceramente, così come il voice acting. King's Bounty 2 è un titolo che appassionerà sicuramente quei fan dei GDR a turni in cerca di un'esperienza old school e che si presenta al lancio con un prezzo quasi da AAA, 49,99€ su PC via Steam e 59,99€ su console. In arrivo il 24 agosto su PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch. Psychonauts 2 è un'avventura platform in terza persona ambientata in un mondo dalle atmosfere fortemente psichedeliche, in cui ci troveremo a dover affrontare nemici molto particolari come i dubbi, i censori e i rimpianti. Sì, perché Psychonauts 2 affronta il tema della salute mentale, dell'ansia e dei traumi psicologici in maniera arguta e apparentemente anche profonda. Questa settimana, fra le varie dirette che vi proporremo sulla nostra pagina Facebook, mercoledì 25 ci sarà Psychonauts, quindi seguite la nostra pagina Facebook e attivate le notifiche, così che saprete sempre quando andiamo in diretta. Vi aspettiamo, e anzi vi aspetto io perché sarò io a portarvi Psychonauts 2. Il gioco arriva il 25 agosto su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X e Series S e sarà disponibile al Day One sul Game Pass. Da notare che il gioco sarà giocabile su PS5 solo in retrocompatibilità, ma avrà una versione specifica per Series X e Series S. Stanno uscendo parecchi giochi italiani ultimamente, Vesper, Foreclosed e adesso anche Baldo, The Guardian Owl, un gioco di ruolo d'azione fortemente ispirato a The Legend of Zelda e ai lavori dello studio Ghibli. Insomma, non solo spaghetti, pizza e mandolino, dai. Sviluppato dagli italiani NASP Team, Baldo ci ha conquistati con la sua grafica, il suo character design davvero particolare e delle ambientazioni veramente suggestive. In uscita il 27 agosto su Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, Xbox One e Apple Arcade. Non credo che qualcuno sentisse davvero la mancanza sul mercato di un simulatore di hotel, eppure Ring Zero ha sviluppato Hotel Life, a Resort Simulator, un sim in cui potremo costruire il nostro resort vacanze, personalizzarlo completamente e poi gestirlo, accogliendo i nostri ospiti e prendendoci cura di loro. La modalità sandbox ci permetterà di creare un hotel da zero o di gestirne uno già pronto, mentre nella modalità carriera potremo vivere l'emozionante storia di una famiglia di albergatori. Futuri albergatori, Hotel Life arriva il 26 agosto su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Series S e Nintendo Switch. Su PC invece arriverà soltanto nel 2022. No More Heroes 3 è un gioco d'azione, avventura, hack and slash disponibile dal 27 agosto in esclusiva su Nintendo Switch. Si tratta di un gioco divertente in cui dovremo sconfiggere i supereroi alieni che vogliono invadere la Terra.
gara, uno ad uno, scalando così la classifica dei supereroi della galassia, fino ad occupare il primo posto. I combattimenti frenetici fra combo, schivate e legnate sono il fulcro di No More Heroes 3. Tra un alieno supereroe e l'altro potremo però esplorare Santa Destroy in sella alla nostra moto e trovarci qualche lavoretto da fare. Un gioco diretto e senza fronzoli che ci farà sicuramente divertire. I fan dei primi capitoli di Resident Evil e i fan di Silent Hill, me compreso, saranno quantomeno incuriositi da Tormented Souls, un, forse è il caso di dirlo, Resident Evil-like, in cui ci troveremo ad esplorare un ospedale slash villa infestato da mostri di vario tipo. E poi c'è tutto il pacchetto, telecamere fisse, alla Silent Hill, tank control, backtracking, risoluzione di enigmi e mostri da eliminare. Il gioco esce il 27 agosto su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Series S e Nintendo Switch, e avrete la possibilità di provare la demo gratuita che è già disponibile sui vari store digitali. Grazie a tutti per aver seguito il video, spero che sia stato di vostro gradimento, mettete like, iscrivetevi al canale e ovviamente mettete il follow alla pagina Facebook di Game Time, perché così potrete rimanere sempre aggiornati su notizie, recensioni e anche sulle nostre dirette. Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!